Il ministro sa dire due parole, conforme al relatore. Non ha dato una risposta a quest'aula. Un film muto per chiedere la fiducia di che? Su che cosa? Nessuna commissione si è espressa a favore di questo provvedimento di... Alla nascita del movimento, Paola Taverna era per tutti un simbolo dell'intransigenza grillina contro i partiti della casta, la passionaria, vicina alla gente. Ma fino a lunedì, ma indossavi? Ma io non indossavo, ma stavo là dentro. Io voglio la gente del quartisciolo, io non voglio un'esponente. Ma io so la gente del quartisciolo. Ma tu sei il Movimento 5 Stelle. Ma perché quando entro là dentro fa più cittadino? Qua è stata la Meloni, Borghese, o qua non volevamo politica. Io non so. Non volevamo accattonaggio da voti. A inizio di questa legislatura qualcosa cambia. Paola Taverna dal quarticciolo prende una delle poltrone più importanti del Senato. Quando andò, mi ricordo, nella periferia di Roma, che c'erano state le proteste, che le disse: benissimo. Io non sono politica, non mi ci chiamate a me politica, adesso è vicepresidente del Senato, più politico di così. Ma ti ripeto, si può migliorare anche la politica. Quel che è certo è che oggi sono lontani i tempi degli attacchi violenti al Partito Democratico. Sono girata verso la parte del Partito Democratico e gli ho detto: mafiosi, schifosi, siete delle merde, ve ne dovete andare, dovete morire. Basta attaccare il Partito Democratico, l'ha detto anche Grillo. Ma l'ho detto anche io, solo che poi gli altri mi dicono: ah, non è vero, l'hai fatto, quindi lo dovrei fare per sempre. È uno di quelli che le ha odiati sempre di più, gli urlava di tutto. Li ho contestati molto, è vero. E adesso soltanto per le poltrone invece si fa amicizia, si sta bene insieme. Ma noi l'abbiamo fatto per portare avanti un progetto, loro votano i nostri provvedimenti, why not? A distanza di poco tempo, dice che col PD si lavora bene ed è tra i più favorevoli a una stabile alleanza politica. L'evoluzione del Movimento 5 Stelle da forza antisistema a partito di governo è stata una parabola a suo modo prevedibile, solo che nel caso dei grillini è stata anche più rapida del previsto. Il Movimento 5 Stelle ha abbandonato i toni volgari e violenti della contestazione di un tempo e la grande sfida che attende Giuseppe Conte è anche questa. Riuscirà a trasformare come vuole il Movimento in un partito istituzionale e dei moderati? Ma avete sentito Berlusconi? È intervenuto dicendo che la priorità della Sicilia è il ponte sullo stretto. Giancarlo Cancelleri è uno dei simboli dei cambiamenti nel Movimento 5 Stelle. Candidato due volte governatore della sua Sicilia, attaccava così chi voleva il ponte sullo stretto. E qui io mi devo sentir preso per il culo, perdonatemi, per il culo. Mi devo sentir preso per il culo da qualcuno che mi viene a dire: la priorità della Sicilia è il ponte. E da quando c'è anche lui al ministero che decide sul ponte, invece... Sul ponte, se lo dobbiamo mettere sul tavolo, affrontiamolo con coerenza, affrontiamolo senza superficialità, questo tema con intelligenza. Per sedere sulla poltrona di sottosegretario alle infrastrutture di ben due governi, ha anche dovuto rompere un tabù storico del movimento, lasciare un mandato in regione per ricoprire un nuovo incarico. C'erano delle regole sacre, non si facevano le alleanze, ora si cominciano a fare, si portava fino in fondo il mandato e invece lei l'ha lasciato una poltrona per prendere un'altra. Sì, e io ti dico, posso dirti che il movimento è in continua evoluzione e prendo in prestito una frase di Churchill che diceva: chi non cambia idea non vince mai. Il movimento del mai con il PD e del no alle grandi opere alla fine si è trovato impiccato alle sue stesse dichiarazioni definitive. E proprio le grandi opere saranno il futuro banco di prova della leadership di Giuseppe Conte. L'ex premier ha chiesto di affrontare i dossier con pragmatismo e senza pregiudizi, ma sa che questa è una contraddizione forse insanabile all'interno del Movimento 5 Stelle, da cui è nato lo strappo con Casaleggio, ma soprattutto con Alessandro Di Battista. Se il Movimento 5 Stelle vuole continuare a mantenere alta la bandiera dell'ambientalismo, non può abbandonare del tutto queste battaglie. Vice Ministro Castelli, si fermi un momento. Simbolo del Movimento 5 Stelle da sempre, quando eravate no TAV, no tutto, adesso siete sì a tutto. Si fermi un attimo. Per favore. I pezzi del movimento se ne vanno. Alessandro Di Battista ha deciso di formare un nuovo movimento per ritornare alle origini. In quella mascherina non la vedo più la scritta no TAV, però.